Bentrovati con l'informazione di Cilento Channel. Apriamo la notizia con Sanza. Dopo la rapina a mano armata alla gioielleria Marandino di Capaccio, continuano le azioni dei malviventi nel Cilento. Questa volta è stata interessata un'area di servizio del Vallo di Diano e precisamente sulla strada statale 517. Il bottino ammonta a 30.000 euro. Sentiamo il servizio di Michela Maffongelli. Si tratta di professionisti, sono queste le prime parole degli inquirenti che sono stati incaricati di indagare sul furto avvenuto nella notte di giovedì 28 marzo lungo la corsia sud della strada statale 517, meglio conosciuta come Bussentina. Il colpo è stato effettuato in un'area di servizio all'altezza del comune di Sanza. Nessuno riesce a spiegare come questi ladri abbiano fatto a mettere a segno il colpo. Colpo ben studiato, secondo chi indaga. Infatti i ladri hanno portato via come prima cosa il sistema di videosorveglianza dell'area. I malviventi hanno fatto irruzione rubando i primi 2.000 euro in contanti. Hanno poi proseguito nell'operazione rubando diversi oggetti, come stecche di sigarette e gratta e vinci, arrecando vari danni alla struttura. Il bottino, compresi i danni, si aggirerebbe intorno a 30.000 euro. Sul caso indagano i carabinieri della locale stazione. È sempre nel Vallo di Diano, svariati furti nel territorio di Sant'Arsenio a diverse aziende del territorio. I cittadini si mobilitano per delle ronde notturne. Sentiamo. Sempre più preoccupante l'ondata di furti e rapine che sta colpendo il Vallo di Diano in questi ultimi giorni e ancora Sant'Arsenio sotto il mirino dei delinquenti. Questa volta a essere colpita è un'azienda ubicata in via Fosso del Mulino. I ladri, infatti, penetrati all'interno del capannone dell'azienda di materiale edile, hanno fatto razzia di attrezzature varie, caricate su un furgone anch'esso di proprietà della struttura. I proprietari, scoperti il furto, hanno immediatamente allertato i carabinieri della stazione di Polla, che si sono attivati per tentare di risalire agli autori del furto. A preoccupare sia i cittadini che le autorità la drammatica escalation che sta interessando un intero comprensorio e che va a colpire indiscriminatamente privati, cittadini e aziende di diversa tipologia. Ci spostiamo ad Agropoli dopo l'incontro in conferenza stampa per discutere della situazione dell'ospedale agropolese che vede momentaneamente bloccato il decreto della sospensiva del Tribunale Amministrativo Regionale. Anche il PDL e la CISL intervengono sulla questione. Vediamo. L'incresciosa situazione dell'ospedale di Agropoli, che ci vede coinvolti in via principale perché si tratta della nostra città, ci mortifica, ci offende e ci indigna. Queste le parole del gruppo PDL Agropoli affidate ad un comunicato stampa. Siamo di fronte ad un atto scellerato voluto da chi probabilmente cerca vendette politiche. Il decreto bloccato per il momento dalla sospensiva del Tribunale Amministrativo Regionale è una vergogna senza limiti. Al Presidente della Regione chiediamo di cambiare la legge che porta alla chiusura del nostro ospedale e renderlo ancora più funzionale ed efficace. A Squillante invece diciamo di andare via. Lui non può rappresentare i valori del centrodestra perché all'ASL non sta facendo il manager, ma il liquidatore della sanità. Il modello lombardo di cui andiamo fieri arricchisce gli ospedali, non li chiude. Questo principio è stato disatteso, per questo Squillante deve andare via. Nel rispetto della normativa vigente chiediamo inoltre che venga immediatamente convocato un tavolo con organizzazioni sindacali e conferenza dei sindaci per discutere di una soluzione che possa garantire servizi sanitari e di emergenza alle popolazioni che fino ad oggi si sono servite dell'ospedale di Agropoli, continua la CISL. Non possiamo continuare a delegare le decisioni alla magistratura che, quando interviene, lo fa sulla base delle leggi esistenti, senza tenere conto delle esigenze di migliaia di cittadini. Ed in merito alla situazione in atto, riproponiamo l'intervista fatta al direttore dell'ASL Antonio Squillante durante la visita all'ospedale agropolese nel mese di settembre scorso, dove puntualizzava la riconversione del nosocomio agropolese. Vediamo. L'ospedale di Rocca d'Aspide di Agropoli, come sappiamo, nell'ambito del decreto 49, faranno parte dell'ospedale della Valle del Sile. Ospedale molto importante che però, restando coi piedi per terra, prima che si realizzi ci vorrà un tempo importante, oltre a delle risorse importanti. Quindi io ho inteso declinare appunto il decreto 49 in due fasi: una fase straordinaria dove noi appunto dobbiamo perseguire e cercare di reperire le risorse e fare la migliore progettualità in termini anche di assistenza territoriale, puntando appunto su questo ospedale che si dovrà creare. Però adesso, oggi, cosa facciamo? Oggi i cittadini appunto di quest'area territoriale vengono qui a curarsi, vanno a Rocca
Rocca d'Aspide, vanno a Eboli, vanno a Battipaglia, e quindi è chiaro che noi dobbiamo dare una risposta di qualità a questo territorio attraverso una riorganizzazione. Oggi non è immaginabile avere un ospedale ogni 50 metri perché non ci sono risorse, perché magari non serve a nulla, perché avere un ospedale ogni 50 metri e magari i due ospedali non funzionano mi sembra che non sia una risposta di qualità. Invece noi dobbiamo fare in modo che i cittadini, se si recano presso l'ospedale di Agropoli, trovino dei servizi di qualità, sappiano che quell'ospedale può fornire quel tipologia di servizi, ha una, magari un'eccellenza per una determinata patologia, quindi ci vuole una riorganizzazione. Questo il decreto 49 lo prevede, perché prevede appunto che nelle more appunto dell'applicazione del famoso ospedale unico della Valle del Sele ci sia una riorganizzazione territoriale. Questo logicamente abbiamo necessità un po' di tempo, perché noi siamo da un mese e qualche giorno direttore generale e direttore sanitario, e quindi c'è necessità appunto di prendere contezza. Io per questo anche sto venendo sul territorio per incontrare gli operatori, per incontrare i cittadini, per vedere le infrastrutture che operano in questo. E sono in tanti i cittadini che si sono iscritti al gruppo Salviamo l'ospedale di Agropoli sul noto social network Facebook, il quale scenderà in piazza nella giornata del 6 aprile alle ore 15 per dire no alla chiusura del nosocomio agropolese. Il corteo partirà da piazza Vittorio Veneto, proseguendo per via Pio X fino ad arrivare all'ospedale civile di Agropoli. E passiamo a Sapri, ancora caos per la sanità, anche il reparto di unità di terapia intensiva coronarica presso l'ospedale Immacolata di Sapri vedrà la sua chiusura il prossimo 2 aprile. I cittadini sono pronti ad una forte mobilitazione, sentiamo. Nel Cilento la sanità è nel caos. Dopo la sospensione da parte del TAR di Napoli della chiusura dell'ospedale civile di Agropoli, che era stata decretata dal direttore generale dell'ASL Salerno Antonio Squillante, arriva la notizia dell'imminente chiusura del reparto UTIC dell'ospedale di Sapri. A partire dal prossimo 2 aprile, gli infartuati rischiano la chiusura del reparto di unità di terapia intensiva coronarica presso l'ospedale dell'Immacolata. Un provvedimento della direttrice sanitaria del nosocomio saprese, Maria Ruocco, stabilirebbe la riorganizzazione dei turni, trasferendo in altri ospedali i pazienti interessati da infarto del miocardio. La proposta di proroga fino alla fine del mese di aprile è stata subito respinta. Il Golfo di Policastro ora si prepara alla mobilitazione. Il vice sindaco di Sapri e assessore alla sanità Marco Martorano ha dichiarato di aver interpellato il presidente della conferenza dei sindaci dell'ASL e il direttore sanitario Pagano, richiamando il decreto 49 che impone il mantenimento dell'UTIC a Sapri. Intanto il Consiglio Comunale di Spania ha deliberato all'unanimità la richiesta al sindaco di Sapri, del medico, di immediata convocazione di un Consiglio Comunale monotematico, esteso ai sindaci di tutto il comprensorio. E continuano le polemiche per gli impianti dedicati per la mozzarella DOP. A luglio l'obbligo per le aziende del settore di utilizzare impianti esclusivi per la sola produzione della mozzarella di bufala campana. Sentiamo il servizio realizzato da Angela Russo. In merito alla legge sugli impianti dedicati per la produzione di mozzarella DOP, il presidente di Imprese del Sud, Sergio Passariello, ha commentato: «È un oltraggio agli imprenditori che in questo settore rappresentano l'eccellenza a livello nazionale ed internazionale. L'obbligo, a partire dal 1 luglio, di utilizzare impianti esclusivi per la produzione della mozzarella DOP costituisce il colpo di grazia per le sane e viscerali realtà imprenditoriali del Meridione, già mortificate dal persistere di una crisi senza precedenti. Queste disposizioni, continua Passariello, imporranno di produrre ricotta e formaggi in diversi stabilimenti, con sacrifici e costi che rappresentano uno schiaffo alla situazione economica che interessa non solo la Campania ma l'intero globo. È inaccettabile chiedere a queste realtà uno sforzo economico in termini di investimenti tale da sacrificare gli altri prodotti caseari ricavati con il latte non utilizzato per produrre la DOP». Infine Passariello rincara la dose, puntando il dito contro la politica e dichiarando che tutta la faccenda è una questione puramente politica. Chi è intellettualmente onesto sa bene che dietro questo tecnicismo, che sulla carta può apparire di semplice applicazione, si nasconde la volontà di livellare il gap tra le aziende del Meridione e quelle del Nord, che stentano a starle dietro. Le istituzioni locali e nazionali hanno l'obbligo, conclude Passariello, di intervenire sulla questione, che rischia in pochi mesi di far svanire dal mercato un prodotto che è uno dei fiori all'occhiello delle produzioni italiane. Invidiateci dal mondo intero. E ci fermiamo per un breve spazio pubblicitario, a tra poco.
Convergenze offre i migliori servizi per comunicare. Internet fino a 20 mega, soluzioni integrate per telefonare, un team di professionisti dedicato alle tue esigenze. Oggi il tuo network è più semplice e accessibile. E tutto questo puoi averlo ovunque. Convergenze, il tuo mondo, in linea. Chiama il numero verde 800 987 787 o visita il sito internet www.convergenze.it. Riprendiamo la notizia con Marina di Camerota. Sembra essere pericoloso passeggiare nell'area protetta del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, in località Marina di Camerota, lungo la spiaggia del Mingardo. Vediamo il perché nel prossimo servizio realizzato da Michela Maffongelli. Con l'arrivo della primavera iniziano le lunghe passeggiate per godere dei paesaggi naturalistici di questa terra. Uno fra i tanti posti incantati del Cilento si trova a Marina di Camerota, lungo la spiaggia del Mingardo. Lì, proprio sulla sabbia, le famose dune hanno dato vita ad un boschetto di macchia mediterranea a pochi metri dal mare cristallino, attraversati da un percorso di passerelle. La zona è situata all'interno del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, protetta dagli enti e denominata zona SIC. Le passerelle in legno sono state installate circa 3 anni fa e mai più sostituite. Con la complicità degli agenti atmosferici il materiale tende a usurarsi e in alcuni punti spezzarsi, rendendo il percorso poco sicuro. La situazione è stata denunciata anche la scorsa estate a seguito di vari incidenti, ma nonostante le segnalazioni di questo disagio non è ancora stato preso in considerazione da chi di dovere. È stato sottoscritto un protocollo d'intesa con il SUAP di Vallo della Lucania che vedrà l'installazione di uno sportello dislocato dello sviluppo del Cilento a Castellabate che metterà in contatto le imprese con la pubblica amministrazione dal 3 aprile. Sentiamo l'intervista realizzata da Gianni Petrizzo all'assessore ai lavori pubblici del comune di Castellabate. Vediamo. Abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa col SUAP Cilento di Vallo della Lucania, al quale noi siamo comune facente parte, dove verrà istituito a partire dal 3 aprile di questo anno lo sportello dislocato del SUAP dello sviluppo Cilento a Castellabate. Quindi verrà fatta una giornata il mercoledì di ogni settimana, verrà un responsabile del SUAP Cilento e svolgerà tutte le attività amministrative nella sede comunale di Castellabate. Questo per alleviare i nostri cittadini, i tecnici, voglio dire che sottopongono continuamente pratiche per l'ammodernamento delle strutture produttive e quant'altro, a una migliore logisticamente, insomma, avere la possibilità di avere a contatto con questo ente, che è il SUAP, che oggi, voglio dire, è un ente importante perché fa capo con tutte le attività produttive del nostro territorio. E si terranno a Salerno venerdì 5 e domenica 7 aprile le audizioni per la scelta di 2 attori protagonisti che dovranno recitare nel cortometraggio ambientato negli anni 50 sotto la direzione dell'attrice Asia Argento. Vediamo. Asia Argento e Iari Gugliucci sono pronti a girare un cortometraggio a Salerno, ambientato negli anni 50, e sono alla ricerca di 2 giovani attori protagonisti. Le audizioni si terranno venerdì 5 e domenica 7 aprile a partire dalle 18.30 presso lo spazio Chic Zone Lab, punto in Audi di Piazzetta Barracano, in via Corso Vittorio Emanuele. Si cercano 2 attori che sappiano parlare il dialetto napoletano, che abbiano, per così dire, volti d'epoca. Si cerca in particolare un ragazzo tra i 20 e i 25 anni ed una ragazza tra i 30 e i 35 anni. Per i casting è stata chiesta la collaborazione del Giffoni Experience. Chiunque fosse interessato può inviare la candidatura, foto e biografia entro il 4 aprile 2013 al seguente indirizzo email: castinggiffoni@gmail.com. Ed il prossimo 5 aprile il critico d'arte Vittorio Sgarbi sarà presente a Vallo della Lucania per visitare la mostra di Paolo De Matteis. Sentiamo il servizio di Angela Russo. Il critico d'arte Vittorio Sgarbi sarà a Vallo della Lucania per visitare la mostra di Paolo De Matteis, che è in esposizione con oltre 30 opere al Museo Diocesano dal 9 febbraio al 14 aprile. Durante la mattinata di venerdì 5 aprile alle ore 11 presenterà il suo nuovo saggio Nel nome del figlio, Natività,
Fughe, passioni nell'arte, presso il Teatro La Provvidenza, mentre nel pomeriggio alle ore 15 sarà in visita alla mostra di De Matteis. Alle 17 ripresenta il libro presso l'Auditorium Diocesano di Vallo della Lucania. Paolo De Matteis è uno dei più grandi pittori cilentani del passato. Per questo, in occasione dei 350 anni dalla sua nascita, gli è stato reso omaggio con una mostra dal titolo Un Cilentano in Europa, patrocinata dalla Banca del Cilento e Lucania Sud e curata dal sacerdote Don Gianni Citro. Ed ora le notizie della pagina sportiva. Apriamo con l'ASD Atletica Agropoli, che ha visto questa mattina la convocazione al raduno tecnico regionale di due atleti, i multiplisti Adriano Tarani e Francesca Paolillo. Tale raduno rientra nel progetto approntato dalla Federazione per lo sviluppo del talento ed è rivolto agli atleti di interesse regionale. Ad accompagnare gli atleti il tecnico Palmieri. E si è tenuta ieri la finale del primo torneo Mari e Monti, una quadrangolare di mini basket che vede esibirsi la categoria Aquilotti. Ma sentiamo le interviste realizzate da Enzo Ruggero. Come è nato questo evento? L'ideatore del torneo non sono stato io, diciamo che è iniziato tutto quando mi ha chiamato il Vincenzo Genovese, che è dirigente della Scandone Avellino. Volevo organizzare un torneo mini basket e aveva chiesto la possibilità di poterlo fare qui ad Agropoli. Io appena l'ho sentito, ci siamo conosciuti, ho subito accolto questo suo desiderio, anche perché per i bambini sono esperienze e manifestazioni che fanno crescere, che aiutano a crescere e sono poi belle, perché vedere tanti bambini che si divertono giocando a pallacanestro è sempre una cosa piacevole. E quindi il merito è soprattutto suo. Già siamo messi d'accordo che verrà riproposto questo torneo e speriamo di farne ancora altri, perché per i bambini è sempre una cosa positiva. Come è nata questa iniziativa? Questa è la prima edizione, il nome la dice tutta, è nato tra due squadre di montagna come Avellino e Potenza e due squadre di mare come Ponte Cagnano e Agropoli. Sarebbe molto bello replicare, sicuramente questo avverrà l'anno prossimo in una località di montagna, so per Potenza già si è proposta per poter gestire questa iniziativa da qui a un anno. Questo porterà, oltre a replicare quella che è l'iniziativa sportiva, porterà a far sì che le nostre realtà, anche come città, come luoghi di vita, possano scambiare quelli che sono gli aspetti culturali legati alle varie province. Ed in chiusura vediamo l'intervista realizzata a Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero, vescovo della diocesi di Vallo della Lucania, intervistato dalla nostra giornalista Angela Russo per gli auguri della Santa Pasqua di domani. Siamo entrati nella Settimana Santa, prima si parlava di croci, però nell'omelia di domenica il Papa ci ha detto anche che i cristiani non possono essere tristi, perché dopo il Venerdì Santo, dopo la morte in croce, Gesù è anche risorto, quindi dobbiamo essere cristiani della gioia. Ecco, un messaggio anche di positività e di gioia per queste festività pasquali. Innanzitutto la croce, lo sappiamo, fa parte della nostra esperienza di vita. Ma non dobbiamo lasciarci soccombere dalla sofferenza, anche se è parte della nostra esperienza. E questo non perché pensiamo a tempi migliori, no, perché sappiamo che il Signore è venuto in mezzo a noi. Quindi il Signore è diventato carne nella nostra carne e ha portato il suo mondo, o meglio, il suo cielo, come abitualmente diciamo, no? Lui sta alla destra del Padre, ma l'ha portato qui in terra quel cielo, cioè quella vita di Dio e che è presente nella nostra carne, quindi è entrata nella nostra sofferenza. Ecco perché la croce non ci disorienta, la croce l'assumiamo nella speranza e nella forza della gioia e non di rado i martiri nel dare la estrema testimonianza della loro vita col sangue, lo hanno fatto con espressioni di gioia e di serenità. Non ci auguriamo questo, ma ci auguriamo almeno che la fede possa veramente alimentare,
poi la speranza ogni giorno, e quindi vivere comunicando sicurezza e fiducia nella vita. E con gli auguri del Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero, anche la redazione di Cilento Channel vi fa gli auguri di una Santa Pasqua. Io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima edizione. Grazie.